Fede Giorgi, l'Italia torna dal Canada con 2 vittorie su 4 gare, 2 sconfitte con avversari di alto livello, insomma, poi le vittorie con Cuba e Germania. Tracciamo un bilancio di questa prima settimana canadese. Beh, allora, tanto l'obiettivo, come era stato anche l'anno scorso, in questa prima settimana era quello contemporaneamente di dare dei tempi di recupero umani a chi ha avuto una stagione veramente stressante e dargli il tempo di prepararsi poi per seguire dalla seconda settimana National League, e nello stesso tempo dare opportunità a dei ragazzi giovani di iniziare, anche esordienti, di iniziare a giocare con la maglia della nazionale in una competizione comunque internazionale, che è tutta un'altra cosa, e mantenendo chiaramente quelli che un po'... cercando di mantenere quello che è un po' lo spirito generale della squadra e la filosofia, che è quella, insomma, sempre di essere un gruppo abbastanza unito, di cercare di migliorare passo dopo passo, di crescere. Credo che da questo punto di vista la cosa sia stata molto positiva. Sapevamo che all'inizio c'era probabilmente da soffrire, perché incontravamo le 2 squadre al completo più forti. E noi, chiaramente, avendo avuto, insomma, il tempo di assestarci come tutti abbastanza poco all'inizio, abbiamo sofferto un pochino. Poi credo che comunque i ragazzi, la nota positiva che mi piace è che non abbiamo mai indietreggiato, abbiamo sempre lavorato per cercare di migliorare le situazioni e cercare di continuare con fiducia, con carattere. Sono contento che hanno dimostrato di avere del carattere, come io lo sapevo, però sai, è sempre meglio farlo vedere in campo. Hanno avuto carattere, anche hanno avuto il gusto di giocare assieme, che è una cosa molto importante, e siamo andati in crescita, che insomma è l'obiettivo di ogni manifestazione. Si torna in Italia, i prossimi passaggi? Adesso si torna in Italia e il gruppo che ha lavorato a Cavalese con i reduci, diciamo, delle finali eccetera, si unirà a Milano per partire per la prossima National League, la seconda settimana. Quindi ci saranno, diciamo, rientreranno i 6-7 giocatori, insomma, che si sono preparati in questi giorni nella National League, e poi ci sarà qualche piccola rotazione sempre fra la seconda e la terza settimana.